Sprechi alimentari è come se ogni anno ciascuno di noi prendesse 140 euro e li buttasse direttamente in spazzatura, a dirlo i dati forniti dall'ARPAV. Ci sono degli sprechi un po' in tutta la filiera e si sta lavorando e quindi sono anche tenuti sotto controllo comunque dal settore agricolo al settore della produzione alimentare, alla distribuzione, mense, ristoranti, alberghi. Lo scarto domestico tra gli sprechi maggiori. Yogurt, formaggi freschi, le uova di Pasqua dopo Pasqua. Solo quest'anno abbiamo ritirato 15 bancali di uova di Pasqua durante il mese di giugno. Sprechi che coinvolgono anche la filiera dei produttori agricoli che grazie al progetto Rete Solida di alcune ACLI Venete vengono invece recuperati. Soprattutto frutta di tutte le stagioni, quindi dalle mele agli agrumi, ai cocomeri, alle prugne, alle nettarine, perché poi è quella che si riesce anche a distribuire in maniera più agevole. Nel 2015 abbiamo raccolto e distribuito più di 1 milione di euro di valore di prodotto. A livello europeo si stima che sprechi tra i 90 e i 100 milioni di tonnellate di prodotti alimentari, di cui sempre il 50% a livello domestico, il resto è suddiviso nei vari anelli della filiera. Con il Natale alle porte, massima attenzione anche per gli sprechi del periodo, che però diventa risorsa con il nuovo anno. Che per noi diventa risorsa da febbraio in avanti, quando sono finiti i saldi, perché appunto l'eccedenza è quello che il mercato non vende.